Una nuova motovedetta a disposizione dei carabinieri per la sorveglianza del Lago d'Orta. A differenza del battello stagionale utilizzato in precedenza, trasferito all'isola del Giglio, sarà in servizio tutto l'anno. Grazie al nuovo mezzo, la vigilanza sarà potenziata. Nel corso del 2017, nell'ambito della convenzione con i comuni rivieraschi delle province di Novara e VCO, la barca dei carabinieri ha compiuto 500 ore di navigazione. È stata fatta assistenza a una ventina di gare di nuoto e barca a vela, oltre al servizio di ordine e sicurezza in occasione della festa di San Vito. Sono state controllate 423 imbarcazioni, elevate 38 contravvenzioni per un totale di 4.310 euro. Diverse le contravvenzioni rilevate, tra cui il mancato utilizzo del pallone da parte dei sub, mancato possesso di dotazioni di bordo e pesca sia senza licenza che con l'utilizzo non autorizzato di ecoscandaglio. Utilizzo di moto d'acqua al di fuori degli orari consentiti, dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18, sci nautico con attrezzatura non a norma e navigazione sottocosta, parallelamente al litorale con una distanza non inferiore a 100 metri.